Il 7 luglio 1983, due settimane dopo la scomparsa di Emanuela, la famiglia Orlandi riceve una telefonata inquietante da un uomo che si finge straniero e dichiara di aver sequestrato la ragazza. Questo uomo verrà soprannominato l'americano, anche se il suo accento non sembra confermare l'origine dichiarata. Gli Orlandi registrano la telefonata, che è ancora disponibile online. Il finto sequestratore rivela dettagli intimi della vita di Emanuela che solo pochissime persone conoscono. Tra queste informazioni c'è il fatto che Emanuela era innamorata di un compagno di coro di nome Alberto, a quel tempo in servizio militare. Inoltre, l'americano chiede esplicitamente di non divulgare questo particolare, giustificandosi con una sorta di pudore della ragazza. La madre di Emanuela conferma agli inquirenti che sua figlia aveva effettivamente una simpatia per un ragazzo del coro, confermando così la veridicità di questo dettaglio. Questo solleva un interrogativo inquietante. Come poteva il finto sequestratore conoscere un dettaglio così privato, noto solo ai familiari e a pochi amici intimi di Emanuela e Alberto? Ma chi era veramente Alberto e perché non si è mai parlato di lui? Vediamo i dettagli. Emanuela frequentava da 2 anni la scuola di musica Ludovico da Victoria, situata in piazza Sant'Apollinare. Segue corsi di flauto e canto corale, aperti a tutti gli studenti dell'istituto. Alberto era uno dei suoi compagni di corso. Era un giovane talentuoso, già impegnato con artisti di fama nazionale e con una passione per la musica dialettale romana e napoletana. Suonava nei locali e aveva collaborato con Roberto Murolo, Califano, Renato Zero e molti altri artisti noti degli anni Ottanta. Suor Dolores, fondatrice della scuola, gli permetteva di studiare anche al di fuori delle lezioni ufficiali, riconoscendo il suo straordinario talento e la sua dedizione. Emanuela, all'età di 15 anni, aveva sviluppato una cotta per Alberto. Anche lui ricambiava il sentimento. Quando i carabinieri lo interrogarono il 20 luglio, quasi un mese dopo la scomparsa di Emanuela e dopo la telefonata dell'americano, Alberto confermò: «Ho conosciuto Emanuela 2 anni fa. Era carina e penso fosse timida. Quando parlava, arrossiva un po'. Forse le ero simpatico, perché ero uno dei pochi ragazzi con cui intratteneva rapporti, seppur superficiali. Con lei parlavo sempre io, poiché, come è ovvio, ero attratto da lei». Alberto conferma quindi di essere stato attratto da Emanuela. Durante un secondo interrogatorio, il 2 agosto, rivela: «Durante il saggio di fine anno alla Sala Nervi del Vaticano, chiesi a Patrizia, un'altra compagna di corso, di avvicinarsi a Emanuela e cercare di avviare una conversazione su di me, così da capire i suoi sentimenti nei miei confronti, o almeno le sue intenzioni». Una manifestazione di tenerezza tipica dei primi amori. Data la simpatia reciproca, ci si aspetterebbe che la situazione si sia evoluta positivamente e che da gennaio i due ragazzi fossero almeno a conoscenza dei sentimenti dell'altro. Alberto negò questo sviluppo, spiegò alla polizia: «Durante il nostro colloquio non emerse nulla di significativo. Con Emanuela scambiai solo qualche parola, qualche saluto e un sorriso. Non l'ho mai incontrata fuori dalla scuola». Inoltre, come confermato anche dall'americano, Alberto era in servizio militare. Era partito alla fine di maggio, un mese prima della scomparsa di Emanuela, e stava svolgendo il servizio al CAR di Orvieto. Questo è ciò che è stato ritenuto vero, ma c'è un colpo di scena. Alberto riferì alle forze dell'ordine una versione diversa. Il 20 luglio, i carabinieri chiesero ad Alberto dove si trovasse la sera del 22 giugno, il giorno della scomparsa di Emanuela. La sua risposta fu: «Il 22 giugno ero in caserma a Orvieto fino alle 17:30, poi partii per Roma e rimasi a casa con i miei fino alle 21:30. Alle 22:30 mi sono recato all'ospedale militare di Roma Celio, dove fui ricoverato anche i giorni successivi, 23 e 24. Questo lo colloca a Roma proprio nel giorno e nell'ora della scomparsa di Emanuela». I suoi genitori confermarono questa versione? Sono stati interrogati? Alberto ha ulteriormente spiegato: «Sono andato al Celio per rimuovere delle verruche dalla mano». Fu ricoverato per 2 notti.
Sì, ero a Roma, ma non ho incontrato Emanuela. Era solo una conoscenza scolastica. Patrizia? Non la ricordo. Così Alberto rispose ai carabinieri, aggiungendo di aver appreso della scomparsa di Emanuela il 23 giugno, il giorno dopo, quando il suo amico Marco, fratello di Patrizia e anch'egli studente al Da Victoria, lo andò a trovare in ospedale. Marco mi informò che Emanuela era scomparsa e che non si sapeva nulla di lei. Marco confermò di aver saputo della simpatia di Alberto per Emanuela e lo comunicò immediatamente ai carabinieri. Alberto trovava Emanuela carina e spesso ne parlava con sua sorella Patrizia, che era amica della ragazza. Da quel momento Alberto non fu più interrogato e rimase ai margini delle indagini. Nessun ulteriore approfondimento fu fatto su di lui. Perché l'americano parlò di Alberto e portò alla luce questo indizio? Chi, oltre a Marco e Patrizia, sapeva che Alberto era stato a Roma il 22 giugno? Gli Orlandi ne erano a conoscenza? Le sorelle Federica e Natalina? Gli altri compagni di scuola, al di fuori di Marco e Patrizia? Perché la questione fu abbandonata e nessuno continuò a indagare? L'americano fornì dettagli precisi. È possibile che quest'uomo, pur essendo un falso sequestratore, fosse stato informato da qualcuno che conosceva bene Alberto e sapeva del suo soggiorno a Roma la sera del 22 giugno. Potrebbe aver cercato di indirizzare gli inquirenti verso Alberto con quella telefonata, ma senza successo apparente. Rimane un interrogativo. Come faceva l'americano a sapere di Alberto e della cotta di Emanuela per lui? Questo sconosciuto, pur non essendo il rapitore, era chiaramente ben informato sulla vita privata di Emanuela. Era un uomo misterioso che si era intromesso nelle indagini con uno scopo preciso e che sicuramente era vicino alla ragazza, che si trattasse di familiari o amici. Questo è un aspetto che è stato trascurato nelle indagini.